Amici di Feedback Bianconero, buongiorno, buon lunedì 16 settembre 2024. Una giornata storica perché da oggi Giorgio Chiellini ritorna alla Juventus in qualità di capo delle relazioni esterne del club bianconero, ovvero l'ambasciatore della vecchia signora presso le istituzioni del calcio nazionali e internazionali. Come si è letto nel comunicato di investitura, l'ex capitano della Juventus, il simbolo dei 9 scudetti consecutivi, perché è l'unico calciatore che li ha conquistati tutti, lavorerà a stretto contatto con l'amministratore delegato Scanavino e appunto rappresenterà la Juventus nelle sedi istituzionali. Naturalmente a Giorgione facciamo il più grosso e sincero in bocca al lupo di buon lavoro di questa nuova esperienza da dirigente, che inizia 2 anni e mezzo dopo solamente il suo addio da calciatore. E su questo potremmo aprire una parentesi. L'apriamo? Apriamola. Vi ricordate il grandissimo europeo del 2021 in cui Giorgio, assieme a Bonucci e agli altri, portarono la nazionale di Mancini a conquistare il secondo titolo europeo nella storia della nostra nazionale? Era l'estate del 2021 e il rinnovo del nostro capitano fu eccezionalmente di 2 stagioni e non di una. Questo perché? Perché, come ben sapete, i mondiali in Qatar non si disputavano nell'estate del 2022, bensì tra novembre e dicembre. Quindi un solo anno di contratto non gli sarebbe bastato per poter eventualmente partecipare al suo ultimo mondiale con la nazionale azzurra. Fatalità ha voluto che a quei mondiali l'Italia non vi partecipasse perché è eliminata dalla Macedonia del Nord ai playoff. E che cosa accadde? Che Giorgione nostro, dopo quella prima stagione di rinnovo 2021-2022, salutò tutti e se ne andò a Los Angeles, negli Stati Uniti, senza onorare quel contratto biennale che gli era stato confezionato su misura. Perché dico questo? Perché l'attaccamento alla maglia e ai colori sociali si vedono anche e soprattutto da queste cose, non soltanto dal mettersi il turbante una partita sì e l'altra no, perché si è dato tutto per quella maglia in campo, ma si dovrebbe anche, come c'è qualcuno che l'ha ricordato, bisogna oltre che a dare, bisogna ricevere e viceversa. E se la Juventus gli ha dato fiducia per 2 anni, malgrado il flop della nazionale, lui quel contratto biennale l'avrebbe dovuto onorare e non andarsene via dopo che non vi erano più le condizioni per poter partecipare a quei mondiali e quindi evidentemente non aveva più lo stimolo, la motivazione giusta per rimanere alla Juventus per un'altra stagione. E non perché ha dato l'addio definitivo al calcio, ma perché è andato a provare un'esperienza nuova in MLS a Los Angeles, dove sicuramente ha avuto modo di affinare la conoscenza della lingua inglese e ha avuto modo sicuramente da studiare da dirigente, posto che peraltro gli era stato già ampiamente, come sappiamo tutti, promesso dal presidente Andrea Agnelli. Evidentemente la Juventus mantiene le parole con questi e non con quelli, fa figli e figliastri, non tratta tutti alla stessa maniera, ma questa è una cosa risaputa. E quindi non mi stupisce il fatto che Giorgio Chiellini, dopo 2 anni e mezzo dal suo addio alla Juventus da calciatore, ritorni da dirigente. Lo sapevamo. Questo evidentemente forse è il preludio del ritorno di qualcun altro che, non appena avrà scontata la sua squalifica con la giustizia sportiva, è probabile, possibile, io lo do praticamente per già fatto, ritornerà al timone della società. Che sia un passo verso la restaurazione? Mi auguro sinceramente di no. Sta di fatto che i requisiti, il curriculum vitae di Giorgio Chiellini assolutamente non è in discussione. La sua juventinità, il suo attaccamento, la sua dedizione totale per la maglia non sono in discussione, ci mancherebbe altro. Sta di fatto che certi comportamenti però non possono essere così cancellati o dimenticati a seconda dei casi. Quello non è stato sicuramente un bel gesto. Avrebbe dovuto concludere meglio la sua avventura in bianconero rispettando il contratto di 2 anni che gli era stato fatto su misura,
quando a 37 anni suonati e con tanti problemi fisici che si trascinava da diverse stagioni ormai, forse sarebbe stato opportuno un rinnovo di un solo anno. Sta di fatto che le cose sono andate così e questa sicuramente non è stata una chiusura in bellezza dell'avventura di Giorgio Chiellini da calciatore. Mi auguro naturalmente che da dirigente si possa togliere tante altre soddisfazioni, come quelle che ha avuto quando chiaramente portava le scarpette coi tacchetti. Certamente fa un po' specie, permettetemi, che i primi tre calciatori della storia juventina per numero di presenze abbiano avuto, dopo la loro chiusura, dopo l'aver attaccato le scarpe al chiodo, abbiano trovato una collocazione, diciamo così, diversa. Al numero 3, Giorgio Chiellini, attuale capo delle relazioni esterne della Juventus. Al numero 2, Gianluigi Buffon, team manager della nazionale italiana di calcio. E al numero 1, Alessandro Del Piero, commentatore Sky. Credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Grazie per la cortese attenzione. Buona settimana a tutti voi e naturalmente fino alla fine.